Allora, risultato delle 0 a 0, ha interrotto la striscia di vittorie consecutive, vabbè, ne saranno due. Però ciò nonostante, io sinceramente, anche se non si è appunto non si è vinto, sono rimasto abbastanza, diciamo, soddisfatto. Perché? Perché al contrario di quello, diciamo, che ho sentito dire dai amici, cioè parlando, magari sentendo cosa ne pensavano loro, io sinceramente tutta quella, diciamo, prestazione negativa non l'ho vista. Anzi, secondo me, al contrario di quello che dico a loro, che diciamo il Livorno, cioè bisogna dire che la maggior parte delle persone pensa che se una squadra vince ha giocato bene e se una squadra perde ha giocato male, se pareggia ha giocato, diciamo, così e così. No, invece secondo me il Livorno ieri, diciamo, non è che abbia brillato, per l'amor di Dio, però non ha giocato nemmeno, diciamo, così malissimo come la gente, diciamo, mi ha fatto un po' capire, sia magari guardando su Facebook, sentendo come detto prima opinioni, amici, altre persone. Questo perché secondo me, al contrario delle altre volte, diciamo, ha avuto, diciamo, un pochino più di gioco, ecco. Cioè perlomeno non facevano lanci lunghi, come ho parlato in video precedente con Catania, ma appunto, diciamo, facevano passaggi, diciamo, passaggi brevi. Certo, come dire, mancava, diciamo, lo stop o magari il passaggio, diciamo, troppo, non so, troppo forte, sbagliato, insomma, queste robe. Però diciamo, io personalmente, cioè, a me andava bene, perché perlomeno ho visto come cosa che in altre partite invece io purtroppo non ho visto, quel minimo di gioco. Poi, cosa devo dire? Nonostante, anzi, lo 0-0 secondo me è stato comunque il risultato più giusto, anche perché va detto che il Livorno, nonostante dicevo che ci avesse avuto, che ci ha avuto il gioco, diciamo, in difesa è stato un po'. Cioè, ha avuto proprio difficoltà anche con le altre partite, però, diciamo, a parte che era una difesa, diciamo, tra virgolette, non nuova, però non c'era Emmez e giocava Rinaldo, quindi magari, non so, sembra una cavolata, ma i giocatori hanno, diciamo, un suo stile di gioco che magari può un po' scombussolare, ecco, tutto magari il reparto. Però, a parte questo, ha detto che si giocava appunto contro il Genoa, che a parer mio, sono scendo da Roma, è diciamo più forte, non di tanto, però un po' più forte delle altre due, ve le riferisco al Sassuolo e al Catania. E quindi no, io ripeto, sono abbastanza soddisfatto, 0-0 è, come ho detto, un risultato giusto, da ambo le parti, però nonostante bisogna dire che abbiamo rischiato anche di andare in vantaggio, vedi, non so come abbia fatto, però vedi i soliti piedini di Megara, che lo sappi dire, Megara piedi abbastanza scarso, nonostante si può, soprattutto l'anno scorso l'ha fatti, diciamo, vedi l'azione di Megara sul tiro di Lusci, che Perin, per mio parentesi, portiere stra sopravvalutato, perlomeno l'anno scorso di Pescara sembrava il nuovo Buffon, non ti puoi capire, invece è un Garba appunto. Insomma, che Perin, diciamo, l'ha, si può dire, no, rinviata, insomma, presa, non viene la parola giusta. Insomma, tira Lusci, ha puntato a Lecce, nelle gare a due passi, l'ha tirata, l'ha tirata angolata, come sempre, l'ha tirata in domo, quasi a cedangolo. E poi sul fuorigioco, sul gol, un fuorigioco purtroppo di Mbaye, aveva appunto rischiato, di rischiare che sarebbe stata il top che Livorno vincesse anche a Genova. E niente. No, e cosa devo dire poi? Sì, vabbè, c'è stato un cambio di viaggianti che non ho capito, sinceramente, non so se si è fatto male, anche perché
purtroppo la partita l'ho dovuta vedere, diciamo, soprattutto per il primo tempo un po' a spiazzi, perché diciamo, non ve lo dico, perché magari uno poi di nosa, magari sbagliata, e quindi diciamo diventa un commento appunto per luogo sbagliato, però non ho capito come mai Giannanti è uscito, mi pare il 26esimo per Duncan, che Duncan ha fatto una grande partita, la meglio finora che ha fatto quest'anno, e niente, e poi da lì, la prossima è contro il Cagliari, e speriamo bene, chi si del Cagliari, non so se avete visto, se non è che sti c'hanno voglia di vincere, anche perché, tra virgolette, poi Racci contro la Sampdoria, hanno avuto una sfortuna, a parte una grande Dormita e due grandi papirate di Gazzi, certo, vince 1-0 fino all'89esimo e poi al 93esimo la partita è sul 2-2, io boh. Vabbè, comunque basta lasciando sta altre squadre. Speriamo bene contro il Cagliari, già mi pare mercoledì a 4:15, io tutto allo stadio, vediamo un po' di fare risultato anche contro il Cagliari. Ora, come sempre, sono le mie solite pagelline scarse, cioè buttate lì come la consuetudine. Comunque, tanto per far capire a me come è andata la partita. Ma diciamo che la media comunque è sul 6, è sul 6. Allora, di solita grande prestazione di Baldi, che sul colpo di destra di Caio già un'altra volta parato il proprio del culo, insomma siete. Poi Code si è mezzo, guarda, Code ero diciamo perplesso quando è arrivato, perché come ho detto già nello scorso video, ha fatto 350 anni in panchino, mi voglio male squadra, quindi ho detto bene lì, sarà, non so, un giocatore da Serie B, farà schifo, invece no, guarda, sinceramente mi sto ricredendo su Coda, e è un ottimo difensore per il Livorno. Poi, come ho detto prima, ha giocato di nuovo dal posto di Emez, che non ha fatto la sua partita tranquilla, ha fatto il minimo indispensabile, 6. Poi Cecchirini va su 5,5-6, perché ieri sera non è che mi sia piaciuto molto, ma però il suo valore che l'ha fatto. Poi, Bejanti, io ho giocato in pari, ho detto 26 minuti, insomma, per la salire, e io non so salirsi io, diciamo, così o senza voto, vabbè, 6, poi, si è 3 alla 6, ho fatto il suo tranquillamente, Luci 6,5, perché ho fatto la discreta partita, poi Greco, io gli do bene 5,5, sia perché, cioè, dato che ha fatto vedere cos'è capace in altre partite, anche da Roma che lì invece ha fatto un po' schifo, però dato che ha fatto vedere la sua potenzialità, ieri mi aspettavo che ce ne più, che proprio lì non è che ha fatto sì male, però nemmeno tanto bene, quindi il 6 era tanto. Poi, vai il 6, ma ci potrebbe stare anche il 6,5. Perché è proprio tra delle scorse partite, o anzi della scorsa partita dove ha giocato per la prima volta centrocampista laterale, non dico che ha spinto di più, però si è fatto diciamo più vedere in attacco, ecco. E appunto, peccato poi non fare gioco, addirittura l'ha fatto anche qui. Poi, Paulino 5,5, Paulino ieri non mi è piaciuto, mi è piaciuto perché di solito è uno che prende palla, la tiene, decente, e poi la smista, o se no, magari quando è dentro l'aria fa il solito giochino, e magari poi tira. E ieri diciamo non ha fatto questa serie, anzi, ho detto ha fatto abbastanza cari. Però vabbè, ci sta, il giocatore che diciamo è venuto fuori ora, al bello di Serie A, ci può stare. Megara 6 perché a parte Serpidini soft, come dire sempre, ha fatto diciamo una buona partita sulla fase di, cioè nel rientrare, ovvero che tante volte veniva a centrare per prendere palloni, poi magari prendeva il pallo, prova a scartare. Una cosa che dissi già contro il Sassuolo è il fatto del passare, cioè del passare la palla, perché magari è uno che deve battere la palla. Il problema è che secondo me, cioè magari è una sorta, non è così,
solo per far capire, c'è una sorta di Martins, ovvero chi tiene la palla lunga lui corre, cioè è velocità e basta, poi lega i piedi, certo, se non ce l'aveva questa non era lì, però non è nemmeno quella grande forza, quindi se non vedo è che piuttosto che o parti quando no, però sarebbe sul discorso che giocano di larga a meno per lanci lunghi, o se no viene incontro, prende palla e prende fallo, insomma prende palla via. Poi qua, per quanto riguarda le sostituzioni, come ho detto prima, Danca ha fatto una buona partita, infatti un verso e mezzo, poi ha giocato la sua 20-25 minuti Siligardi, che è rientrato, siamo seri, non ha fatto niente di speciale, però non è entrato male, e poi è entrato Emerson all'87esimo, senza voto, che si è tagliato 4 minuti, non è stato su 5, però. E niente, via, come ripeto, c'è da giù a mercoledì contro il Cagliari, speriamo bene, sono bene, e ripeto, possibilmente di tutto allo stadio, dato che approfitto per dire che contro Catania, contro Roma, di che sarà bello di poco, che sarà di Mila, bella la curva, anche vista anche in gradinata, cioè un bel po' di gente, mentre non ci sono soliti bitcoin e mega miliardi, senti che. Non dico tutti le vanno lì a miliardi, però la maggior parte va lì a miliardi. E mentre parlavo mi si è scaricata la batteria della fotocamera. E no, vabbè, sempre c'è una. Ma comunque volevo dire, speriamo, vabbè, oltre il fatto di venire allo stadio, speriamo che il prossimo video che farò, diciamo, sia un commento positivo, sia sul fatto, soprattutto, del risultato, che sul fatto di la prestazione, e niente, volevo anche salutare come sempre, e ciao, e al prossimo video o commento, chiamate dove vi pare, ciao. Let's go!